bravo, brava, capito bene. C'è bisogno ora più che mai in questo periodo storico di donne coraggiose, di donne toste. Quest'anno per la festa della donna non volevo parlare delle solite regine, delle solite principesse, delle donne belle, buone. Ma di che? Ma quali donne buone? Sciogliano, donne coraggiose, donne che hanno combattuto, donne che hanno lottato, donne che hanno governato, che hanno deciso. Non per forza fiorentine o toscane, ma che comunque hanno contribuito alla causa della nostra città o della nostra regione, ma anche della nostra nazione, del nostro paese, perché in questo momento c'è bisogno di stare uniti. O forse via giù, vediamo. La prima mimosa è per Caterina de' Medici, che ha fatto tanto per la Francia, tanto per quei francesi che oggi ci stanno su coglioni, che ci sputano sulla pizza, ma che fino all'arrivo di questa donna qua, dai, vestitino gli ho fatto pazzesco su misura, e mangiavano con le mani, mangiavano. Peggio, mio marito Enrico II nemmeno portava le mutande. Abbiamo Caterina de' Medici proveniente allo stretto di Messina, l'abbiamo prelevata dall'acqua, l'abbiamo portata a Firenze a fare Caterina de' Medici. Spettacolo. Una donna poveraccia che la vita se l'è combattuta, se l'è sudata, rimasta orfana quando aveva ancora 9 anni, spedita a Marsiglia in Francia a 14 anni a sposare l'uomo e poi sarebbe diventato il re di Francia. Sì, va bene, gli ha portato le forchette, il coltello, le mutande, i profumi, la cioccolata, la besciamella, ma ha fatto tanto anche a livello politico. Ero di Pedro considerata anche una strega, una cattiva, ero malvista, quando in realtà io sono stata una delle sovrane più importanti di Francia. Io direi la mimosa di lasciarla a Palazzo Medici Riccardi, perché te sei nata qua, la tua storia parte da qua. Si può entrare, un secondino, si lascia la mimosa e si va via. Vai, lasciamola insieme la mimosa qui in terra, si può andare via. Ripigliamocela, se no si arrestano. Vai, posto. Elisa! Elisa! Vieni un po'! Se pensiamo tutti insieme che Elisa Bonaparte sia stata una delle donne più importanti di Toscana solo perché sorella di suo fratello, chi era il tuo fratello? Napoleone. Ci sbagliamo di grosso. Certo, se mio fratello mi ha consegnato il Granducato di Toscana, qualche merito l'avrà avuto anch'io. Furono la sua lungimiranza e la sua intelligenza a convincere Napoleone ad affidarle le chiavi della Toscana. Per Firenze non fece molto, ma perché non ebbe tempo, poverina. Fece molto, o almeno provò a fare molto, per Lucca, per la città delle mura. Tentò un po' di riammodernizzarla, un po' di europeizzarla, diciamo. Fece tanti, tanti anni, ma purtroppo non era vista. No, ma devo dire altre cose, dai! Vieni. E che? Eccola, ecco, questa è la porta che mi hanno dedicato. Te la faccio vedere, è bellissima. Eccola qua, Porta Elisa. E tra l'altro Porta Elisa si chiama anche lo stadio della Lucchese. Lo stadio. Che è là? Okay. Ale, ale, Lucchese, ale. Vai, lasciamogliela qui la mimosa. Vai, lasciagliela qui, lasciagliela qui. Pensandoci bene, la potevamo lasciare anche allo stadio, eh. La terza e ultima mimosa è per la donna più tosta di tutte. Lei sì che aveva veramente due palle cubiche sotto. Lei era veramente cazzuta, se così si può dire. La signora Jessie Jane White. Che cazzo è? Come cazzo è? Eccola qua! Guarda che Jessie Jane White! Fantastico! Mamma, sto vestito però veramente, mamma mia. E chi eri te? Sentiamo! Io sono stata Miss Uragano, guerrigliera, giornalista, infermiera e professoressa. Sì, e poi? Oh, poi ho combattuto con Garibaldi. Ah, con Garibaldi ho combattuto. Fu una grandissima donna d'azione. Combatté duramente al fianco di Garibaldi per l'unità d'Italia. Anche una grandissima donna di pensiero. Famosissimi i suoi comizi sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, proprio per l'unità d'Italia. Passò gli ultimi anni della sua vita dopo la morte del marito qui a Firenze, in via Romana, ai 121. Ti hanno messo anche la targa, ah, bellina, vai. Come mai gli ultimi anni la passai a Firenze? Perché insegnavo qua in inglese, avevo una cattedra in un istituto femminile. E come sono morta tu lo sai. Sì, lo so come va la morte, per far capire. Tipo eri, un giorno, c'era neve a Firenze, neviava, faceva un freddo cane, chiuse scuole, tutti in quarantena, tutti fermi in casa, te volessi andare a insegnare tutti i costi, per gli altri freddo, polmonite, morta. Lasciamogliela qui a 121 la mimosa, vai, vai, lasciagliela. Vai. No, va. Saluta Jessie. Ciao Jessie. Pulisci, fai qualcosa, fa un babbetto, se no arrivo, se no siamo finto, se arrivo. Fai qualcosa. Vabbè, facciamo così, via, giù, dai. Tieni, vai. Tre mimose, una. Due e tre, dai, forza, e non tu stai parlando a nulla. Fate la maglietta almeno. Porca mattina. Ma fare del per bene. Perché Cracco rigovernerebbe dalla mia nonna. Sì e no. Sì e no. Sì. Buona festa delle donne a tutte. A tutte le donne. A tutte le donne, a tutte. E comunque no, è la batteria scarica. No, vediamo, non c'è paese, fa nulla, non te, via, giù. Ah, con me?